Ciao Cubers, io sono Carolina e bentornati su Una Realtà al Cubo. Allora, oggi vi parlo di OLL e in particolare dei miei 5 OLL preferiti. Allora, prima di cominciare a spiegarvi perché questi sono i miei OLL preferiti, faccio una premessa a questo video. Ovvero vorrei parlarvi del fatto che ho deciso di cominciare a portare vari OLL sul mio canale. Dato che molti di voi mi hanno chiesto anche su Instagram o nei commenti di portare gli OLL e anche di mio, visto che molti che mi seguono o comunque che conosco non sanno tutti gli OLL, ho deciso di cominciare a portarne sul mio canale. Intanto perché penso che gli OLL siano un set di algoritmi che si possono tranquillamente insegnare a voce, perché sono la maggior parte di essi molto molto intuitivi. La difficoltà più grande è associare il singolo caso che voi vedete con l'effettivo algoritmo, ma l'apprendimento dell'algoritmo nella maggior parte dei casi è molto molto semplice, del tipo che voi lo vedete e lo sapete replicare nell'immediato. A differenza di PLL o di altri set che sono algoritmi molto mnemonici, nel senso che voi dovete farli e farli tante volte prima di capire e di memorizzarli, questi spesso sono algoritmi molto molto intuitivi, molto molto semplici e che usano molti trigger che voi già sapete. A questo proposito, prima di continuare, vi ricordo che ho fatto un video anche sul canale di Zamu, ovvero Best Italian Cube Channel, dove ho parlato dal mio punto di vista di alcuni trucchetti e dei modi principali nei quali si possono imparare più agevolmente gli OLL in particolare, ma in generale ogni set. Quindi andatevelo a vedere se non sapete ancora gli OLL, se non l'avete ancora visto. E in ogni caso, dopo quel video, ho deciso di cominciare a portare alcuni OLL sul mio canale. Inizierò dai più semplici e non in ordine di caso. Perché? Perché penso che in ordine di caso sia troppo noioso. Io non voglio portare dei video noiosi, perché io lo so che poi voi mi guardate il video, imparate i primi due, li dimenticate, forse ve ne ricordate uno e buona, e poi ritornate punto a capo, perché è come reggere un PDF. Invece io voglio portarvi delle cose divertenti, quindi questi sono i miei 5 OLL preferiti. E perché OLL? Intanto perché uno di questi mi ha fatto fare il mio tempo migliore, il mio PB, che ho anche postato sul canale, quindi se avete visto quel video probabilmente riconoscerete lo stesso caso. E poi perché sono molto molto intuitivi e molto molto semplici, e sono i primi che ho imparato anche di questo set, quindi spero piacciono anche a voi quanto piacciono a me. Sono tutti qua, ma adesso ne analizziamo uno alla volta. Primo caso. Allora, come vedete, questo è un caso del puntino e rimarrete un po' straniati, perché di solito i casi del puntino sono i peggiori e cerchiamo sempre di evitarli. Infatti all'inizio, appena ho aperto il mio canale, vi ho fatto anche un video sul partial edge control quando si ha una coppia già formata, e io uso sempre quelle tecniche, quindi mi ritrovo, diciamo, raramente con casi dove non ho nessun spigolo orientato. Eppure questo è un bel caso, il che dimostra che non tutti i casi del puntino sono così brutti. Soprattutto è un bel caso da imparare, perché è il caso che io usavo e che ho spiegato per fare Tuluk OLL. Quindi io usavo questo algoritmo per ottenere la croce quando ancora sapevo Tuluk OLL, quindi già lo sapevo e ho solo dovuto imparare il caso a cui applicarlo. Nel caso voi non aveste seguito il mio tutorial sul Tuluk OLL, comunque ovviamente vi spiegherò tutto l'algoritmo. Lo riconoscete come? A parte il fatto che qua non abbiamo nessun angolo orientato, oltre che nessuno spigolo, quindi puntino e bassa. Qua vediamo una barra continua, quindi una barra di gialli dal lato sinistro e due barre continue da questo lato. Da non confondere con altri OLL, dovete guardare appositamente queste due barre parallele, quindi due barre così e una barra continua. Se risolvete con Tuluk da un po', probabilmente già lo conoscete di vista, perché pian piano iniziate a riconoscere tutti i casi, almeno di vista, se non sapete ancora gli algoritmi. In ogni caso, dovete guardare appunto specificamente queste due barre e questa barra continua. A questo punto eseguite l'algoritmo che fa F sexy move, F primo, F piccolo, sexy move, F piccolo primo. Come vedete, super facile e super intuitivo, perché utilizza semplicemente due sexy move, quindi da imparare assolutamente. Secondo caso, sempre il caso che utilizzavo per il Tuluk OLL, per il caso della linea, è il caso che ho spiegato. Lo riconoscete perché vedete una T, quindi molti lo chiamano caso della T, perché abbiamo appunto questa linea e due angoli orientati che formano una T, e poi
non basta questo per riconoscerlo, dovete anche guardare questi due gialli qua, devono essere da questo lato, quindi due specie di headlights sulla sinistra, da non confondere con un altro caso che invece non ha questi due gialli, quindi molto importanti questi due gialli. E una volta che abbiamo riconosciuto il caso e posizionato con la barra, quindi con i due angoli orientati sulla destra, andiamo a fare F sexy move F', quindi un semplice fruruf, cosiddetto fruruf, ecco, e andiamo a completare la faccia gialla. Questo è il più intuitivo di tutti, penso, perché un semplice fruruf, chi è che non lo sa fare? Andiamo al terzo caso. Questo mi piace tantissimo, sia perché si può eseguire in due modi diversi, sia perché appunto è sempre il caso che utilizzavo per il to look OLL quando appunto lo eseguivo. Vi ho portato i tre casi del to look perché se non li sapete sprecate degli algoritmi che sapete già, fra virgolette, perché rischiate di eseguire gli algoritmi in posizioni sbagliate e non risolvere un caso che potreste risolvere direttamente. E quindi, detto questo, andiamo a riconoscere il caso. Questo io lo chiamo caso della P perché appunto è come una P, quindi un quadrato, quindi la L con l'angolo orientato e un altro angolo orientato, e qua abbiamo una barra continua, quindi questa è importante, barra continua. Lo teniamo in questo modo, quindi con il quadrato a sinistra in alto, e andiamo a fare F anti sexy move F'. Come vedete è super semplice, ma non finisce qua perché vi ho detto che si può risolvere in due modi diversi e adesso ve li spiego tutti e due. Allora, l'altro modo in cui si può risolvere è tenendo la P, quindi il quadrato, in modo da avere il quadrato appunto davanti a noi, sulla destra, in basso, e andiamo a fare F piccolo, sexy move, F piccolo primo. Questo vi fa capire che potete risolverlo nelle due posizioni diverse in base a come vi capita durante la risoluzione. Questo lo rende ancora più veloce, quindi ancora più bello, ecco. Ed è per questo che mi piace così tanto e tutte le volte che ce l'ho sono contenta perché appunto completo l'OLL in pochissimo tempo. Andiamo ora agli ultimi due casi che vi porterò insieme perché sono strettamente connessi. E questi due casi non sono casi del to look, quindi non c'entrano, però sono molto molto semplici perché sono algoritmi che conoscete già, a cui dovrete apportare una leggerissima modifica, e quindi penso che ne valga la pena appunto di impararli perché sarà molto molto intuitivo l'apprendimento di questi algoritmi. Partiamo dal primo, che è esattamente il caso che ho avuto nel mio PB, ovvero nel mio tempo di 8,35 secondi. È il caso in cui abbiamo una sorta di P però senza questo orientato, quindi è un fulmine o come volete chiamarlo voi, questo disegnino qua, sempre un caso della L con l'angolo qua orientato e due barre continue, quindi barra continua, importante, dobbiamo avere una barra continua e una barra continua, dovete controllare questa cosa. Per me è molto facile riconoscerlo perché mi dà un senso di armonia, no? Con queste due barre che corrispondono a questa linea appunto. Una volta che l'avete riconosciuto, l'algoritmo che andremo ad eseguire è una siun, una normale siun, quindi un algoritmo che sicuramente conoscete, però una siun fatta con le mosse fat, quindi denominata fat siun. Fat siun perché andremo a fare R piccolo, quindi muoviamo invece che la R normale anche lo strato in mezzo, poi andiamo a continuare la siun, quindi U, R primo, U, R, U2, e poi invece che fare R primo andiamo a fare R piccolo primo, quindi fat siun è una siun dove la prima e l'ultima R sono fat, quindi è piccole. Questa è una cosa super intuitiva che tutti potete imparare immediatamente, quindi spero che vi sia utile, ecco. Poi andiamo all'ultimo caso, che è una fat anti-siun, ovvero è come il caso di prima però per quanto riguarda l'anti-siun, che forse alcuni di voi non sanno ma ve la spiegherò in un momento. Lo riconoscete subito perché c'è un quadrato e questo è l'unico caso del quadrato, quindi se voi vedete che c'è un quadrato senza altri angoli orientati vi basta questo per riconoscere il caso, non ci sono altri casi con un quadrato, quindi non dovete andare a cercare altri pezzi a parte il fatto che esiste il caso speculare, quindi da eseguire a sinistra o dietro. In questo caso l'angolo giallo deve essere in questa esatta posizione, quindi se teniamo quadrato in alto a destra il giallo deve essere qua. Nell'altro caso il giallo si troverà qua, quindi se voi tenete il quadrato qua l'angolo giallo non sarà qua e non vi verrà il caso, dovrete eseguirlo da sinistra, ma questo lo capirete da soli, basterà specchiare appunto l'algoritmo con la mano sinistra. L'algoritmo è così, quindi R piccolo, U2, R primo, U primo, R U primo,
R piccolo primo, quindi una fat anti-sun, e che significa che esattamente come prima andremo a fare una semplice anti-sun dove la prima e l'ultima R sono fat. E questi erano i 5 LL che io preferisco, quindi i miei preferiti, quelli che mi piacciono di più, i più veloci, i più semplici da imparare, e spero che adesso li sappiate anche voi. Se li sapevate già, commentatemi qua sotto con gli OLL che preferite voi, se sono gli stessi, se sono diversi, e commentatemi anche con gli OLL che vorreste vedere in futuro sul mio canale, quindi se volete altri video come questi, magari con altri OLL che vi spiego pian piano, in modo che appunto anche chi non sa gli OLL li possa pian piano imparare. E spero che il video vi sia piaciuto, che l'idea vi sia piaciuta, e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!